Can you please spell Gabbana? Hello? Guess not. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo era un video che vi avevo promesso già settimane prima, ma finalmente mi sono messo qui per poterlo fare, perché vorrei parlare del politicamente corretto e di è vero o non è vero che il politicamente corretto non ci permette di parlare, non si può più dire niente, non si può più fare niente, o in realtà chi non ci permette di parlare sono ben altre entità, mettiamola così. Io vorrei tirare fuori il discorso di Diet Prada in relazione alla questione di Dolce & Gabbana, perché mi sembra che sia stata tirata in ballo questa questione da Striscia la Notizia in un contesto estremamente sbagliato e scorretto, soprattutto per chi magari non era a conoscenza di quello che Dolce & Gabbana ha fatto e del perché si sia dovuta scusare. Perché se noi andiamo a vedere il servizio di Striscia la Notizia, qui viene detto che Dolce & Gabbana si è dovuta scusare per quello che ha fatto Diet Prada, e poi qua era partita anche tutto questo discorso complottista di probabilmente vogliono buttare giù i brand italiani. Non saranno attacchi pretestuosi e strumentali di chi si occupa di moda per attaccare attraverso la conduttrice un noto marchio del Made in Italy. Diet Prada richiama praticamente chiunque si comporti in modo secondo loro scorretto, quindi non mi sembra che miri solo ai brand italiani. E in ogni caso, se Dolce & Gabbana si è scusata e si è dovuta scusare, non si è certo dovuta scusare per il richiamo che le è stato fatto da Diet Prada, si è dovuta scusare perché ha fatto una serie di pubblicità di cattivissimo gusto e per una serie di DM che sono stati mandati dal account di Stefano Gabbana, che dice essere stato hackerato. Ricordiamo che però Gabbana è anche la stessa persona che ha scritto sotto alle foto del matrimonio della Ferragni Chip e sotto alla foto di Selena Gomez Cessa o che brutta, adesso non ricordo la frase precisa ma ve la metto qui. Probabilmente sarà stato hackerato anche in queste circostanze. In ogni caso vorrei veramente parlare di questa questione perché vorrei farvi capire meglio quello che è successo. Iniziamo dagli albori e iniziamo descrivendo chi è Diet Prada e di che cosa si occupa. Diet Prada inizialmente era iniziato come un blog, hanno un account adesso Instagram molto seguito che conta 2.700.000 follower e si schierano spesso contro il razzismo in molteplici occasioni, hanno richiamato molti marchi e non solo tutti i Made in Italy. Dolce & Gabbana li ha denunciati per aver postato la loro infelice di cattivo gusto pubblicità che hanno realizzato 2 anni prima. La pubblicità, la sappiamo tutti, era estremamente di cattivo gusto. Io non dico che sia di cattivo gusto, facciamo così, giudicate voi se era di cattivo gusto, secondo voi se era opportuna. Se secondo voi questa pubblicità era opportuna, probabilmente la pensiamo in modo ben diverso. La pubblicità era decisamente razzista, personalmente ritengo, sotto molti punti di vista. Inizialmente tuttavia i due comici, scusate, stilisti, si rifiutarono di togliere la pubblicità. La pubblicità era molto fuori luogo, mostrava il popolo cinese come ignorante e incapace di mangiare il cibo italiano. E io qui vorrei dire: se non sei chiamato in causa, stai zitto. Nel senso, se tu non sei una persona cinese e non ti sembra che i cinesi si possano offendere per questa pubblicità, secondo me non sei nella posizione di poter giudicare, perché non ti trovi in quella situazione. E se sei un cinese che invece non trova questa pubblicità razzista o di cattivo gusto, buon per te, ma sono sicuro che oltre a te ci saranno una serie di altre persone, magari cinesi, che troveranno questa pubblicità fuori luogo. In ogni caso, se sei un italiano che non è cinese, non ha nessuna etnia cinese, non conosce nessun cinese e trovi questa pubblicità divertente, la cosa secondo me è assolutamente irrilevante, dal momento che la persona che sta subendo questo attacco non sei tu. In ogni caso, qualche giorno dopo che sono stati richiamati, hanno rimosso la pubblicità. Dovevano fare anche in quel periodo un show gigantesco a Shanghai che hanno dovuto cancellare, considerando che l'intera opinione pubblica si era schierata contro Dolce & Gabbana e il mercato cinese di questo marchio rappresentava ben un terzo del loro profitto. Oltre a ciò, Diet Prada ha condiviso una serie di screenshot di risposta che sono state inviate dall'account di Stefano Gabbana ad alcuni utenti via DM. In seguito Dolce & Gabbana ha detto che il loro account è stato hackerato. Ad ogni modo, questo porta a noi oggi, con la famosa casa di moda che ha chiesto un risarcimento per vie legali di ben 6
600 milioni di dollari, perché appunto nessuno ormai vuole comprare Dolce & Gabbana in Cina. Io conosco un sacco di amici cinesi che prima indossavano con orgoglio quasi Dolce & Gabbana, che adesso hanno assolutamente smesso di farlo. Cioè, se indossi Dolce & Gabbana è un po' da sfigati in questo momento per molti cinesi. Anche per esempio sul runway, per esempio la notte degli Oscar, c'è stata una persona, mi sembra, che ha indossato Dolce & Gabbana e non è che la gente fosse stata entusiasta. Ma questo perché? Non tanto per questo fatto solo della Cina, ma per una serie enorme di passi falsi che hanno fatto il duo. Cioè, io mi ricordo anche Elton John si è schierato molto contro di loro. Vi lascio qui un pezzettino di video che avevo registrato quando ero in Thailandia, con tutte le cadute di stile che hanno fatto sti due. Piccolo story time sul brand. Dolce & Gabbana ha fatto la sua prima apparizione nel 1985 con una sfilata. Inizialmente facevano vestiti per donne e poi in seguito l'hanno fatta anche per uomini, poi si sono ingranditi facendo profumi e anche accessori. E per molto tempo nessuno aveva nulla da ridire, ma negli ultimi anni ci sono state molte controversie per il modo in cui parlano delle altre persone o di questioni sociali e il modo in cui si presentano sui social e sui media in generale. Iniziamo con il commento riguardo i bambini nati attraverso l'inseminazione artificiale da madre surrogata. Definiti dai due, e quoto, sono figli della chimica, i bambini sintetici, uteri in affitto, semi scelti da un catalogo. Ovviamente sono stati attaccati da varie celebrità, tra cui Elton John, che ha detto che non è stato molto felice di questa loro uscita e che ha trovato le parole molto offensive, dato che lui era omosessuale e era sposato con figli, e ha detto che da adesso in poi avrebbe boicottato il brand. Oltre al Elton John si è anche unito Ricky Martin. Spostiamoci nel 2017, che inizia col botto, in quanto Stefano Gabbana postò una foto del close-up di Lady Gaga durante la performance del Super Bowl chiamandola grassa. Un'altra controversia è poi arrivata anche con Melania Trump, che è stata vista indossare D&G in varie occasioni, e non so se sapete che molti designer si sono rifiutati di vestire la First Lady, che è una cosa un po' insolita perché di solito i grandi marchi vestono sempre le First Lady, però quando si è trattato di Melania molti non hanno voluto vestirla, tra cui Marc Jacobs, Tom Ford, Philip Lim, eccetera eccetera. C'è stato un video del fratello di Stefano Gabbana, il quale ha detto questo: io sono suo fratello, però lui non ha neanche, non riconosce neanche più i nipoti. Dal punto di vista telefonico e di social siamo bloccati. Poi è andato a mettere un altro commento sotto una foto di Kate Moss, scrivendo semplicemente no. Boh, era una foto di Kate Moss normale in cui si vedevano le gambe, forse non erano magre come quando sfilava nel solito top degli anni da modella, però, cioè, insomma, non è che l'ho trovato molto carino. Un'altra delle persone che è stata offesa sempre da Stefano Gabbana è Heather Parisi, in cui Stefano ha commentato sotto una delle sue foto: ma sta ancora che gira? E lei gli ha risposto definendolo un cattivo esempio di uomo, di gay e di italiano. E Stefano lì ha praticamente fatto un'insta story in cui ha scritto: se non sei d'accordo rispetta le opinioni diverse dalla tua senza attaccare. Ma dico, Stefano, tu continui ad attaccare tutti? E quando una persona dice la sua opinione riguardo i figli, perché lei comunque è la madre di due bambini che tu hai definito sintetici, è normale che uno voglia esprimere la propria opinione, non significa attaccare. Uno dei creatori di Dolce & Gabbana ha rilasciato questa dichiarazione: come asiatico americano faccio parte di una minoranza che è spesso mal rappresentata. Come anche altre minoranze, ci sono ferite, discriminazioni e stereotipi che ci fanno male, che spesso si trasformano in razzismo e in violenza. Sono cresciuto in una piccola città abitata principalmente da bianchi e spesso ho subito ingiustizie e atteggiamenti intimidatori per via della mia etnia e anche per il mio essere queer. Sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare attraverso Dolce & Gabbana, visto che questa pagina è riuscita a dare voce a persone come me. Per 2 anni sono stato in silenzio e non ho detto nulla di questa denuncia. Me l'ero tenuta per me, non volevo pesasse sulle altre persone. Ma nell'ultimo anno, con tutto quello che è successo tra George Floyd e tutte le violenze subite da asiatici, ho scelto di condividere queste informazioni con voi. Qui adesso io sono andato a vedere un video YouTube di un avvocato. Lei ha detto come funziona un pochino la legge in America e ha preso posizione per quanto riguarda questa causa. Vi dico quello che lei ha detto nel suo video.
Analizzando la causa legale, la denuncia è partita dall'Italia ed è per diffamazione. Praticamente quello che sostiene Dolce Gabbana è che Dave Bradham è un piccolo blog che hanno mobilitato tutti i loro follower contro di loro, causando un enorme danno a questo marchio. La risposta di Dave Prada è stata che loro si schierano in difesa quando ci sono delle ingiustizie e che non lo hanno fatto solo con loro, ma l'hanno fatto in innumerevoli occasioni. Mi spiace dirvelo, Dolce Gabbana, non siete poi così speciali come pensate di essere. Per dirne una, avevano anche richiamato Gucci per questa maglia, però Gucci, molto più intelligente, lo vediamo anche dal fatturato, ha scelto la strada giusta, ha rimosso questo oggetto dal mercato e si è scusata pubblicamente. Ovviamente Dave Prada non possiede comunque 600 milioni di dollari, quindi questa denuncia è fatta per zittirli. Dolce Gabbana sembrerebbe quindi, secondo questo avvocato, che ha deciso di far partire la denuncia dall'Italia perché se questa denuncia fosse avvenuta negli Stati Uniti la verità è intoccabile e non puoi essere accusato di infamare qualcun altro con dei fatti che sono realmente accaduti. E questo avvocato sostanzialmente ha detto che non ci sono proprio le basi per poter sostenere questo caso. Tra l'altro il danno, se proprio vogliamo, è avvenuto a New York, che è dove praticamente c'è Dolce Prada, o se proprio vogliamo in Cina. Ma non è successo nulla in Italia. Questo avvocato ha detto che ovviamente il motivo è perché negli Stati Uniti la verità è una difesa assoluta e il giudice riderebbe in faccia a sentire una cosa del genere. Tuttavia in Italia sembra che la verità sia solo una componente della difesa, ma non ti garantisce un'assoluta difesa. Quindi tu praticamente in Italia, da quel che ho capito, perché non sono un avvocato, anzi se qualcuno è avvocato vi invito a scrivere qui sotto e darmi delle informazioni in più, però puoi dire la verità in Italia, ma se dicendo questa verità causi un danno a qualcun altro, questa persona ti può denunciare sostanzialmente. A me sembra una grande cazzata che se realmente la legge italiana è così andrebbe sistemata. Quindi io adesso mi chiedo, perché devo dire che sotto il mio video mi sono arrivate tanti di quei messaggi il politicamente corretto non permetta a nessuno di parlare. Vi sembra veramente che sia il politicamente corretto che non vi permetta di parlare o di dire determinate cose? Ormai non si può più dire e fare niente? O sono ben altre le persone che non vi permettono di fare queste cose? Originariamente volevo fare un video su Dolce Gabbana dicendo le cose secondo me eccessive che ha fatto, però secondo me alla luce dei fatti e di tutta la reazione che ha avuto l'Italia, darei soltanto materiale per le persone che vogliono portare avanti questa narrativa del politicamente corretto che sta distruggendo la nostra società, che sinceramente non mi va di portare avanti in un momento del genere, con tutto il discorso del stop Asian hate eccetera eccetera, che secondo me una pagina come Dolce Gabbana serve assolutamente, e spero davvero che questa causa non li costringa a chiudere. Ragazzi, questo è quanto, ditemi anche voi che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video, spero un po' più allegro. Ciao!